Benvenuti sul nostro podcast Gossip Poll. La verità dietro alla pole dance. Exo, exo, Gossip Poll. Siamo alla parte 2 del tema i nostri vissuti. Beh, in realtà potremmo fare parte 3, parte 4, parte 5, parte 6. Ok. Allora, sì, perché possiamo dividere proprio in categorie anche questo. Beh, ma lo faremo ancora, dai. Categorie, se c'è sotto categorie, poi altre. Esatto. Sotto. Allora, oggi, allora, questi punti. Oh, prima domanda. Per chi? Per te. Qual era il tuo sogno? Ah, oh, che bella domanda. All'inizio, quando hai aperto la tua scuola, cioè perché alla fine, qual era questo sogno che avevi? Allora, fare tanti soldi, no, non diventare ricca, però guadagnare da una cosa che mi, cioè proprio dalla mia passione, quindi sì, diventare ricca facendo quello che mi piace. È successo? No. Il sogno si è realizzato? No, anzi, mi sto impoverendo sempre di più. No, dai, io quando ho aperto la palestra, praticamente cercavo un posto dove allenarmi, però non c'erano molte scuole una volta, quindi io e le mie amiche abbiamo detto, oh, ma perché non ne facciamo una noi? Ci è sembrata la cosa più semplice, sì, la soluzione più ovvia. Ma tante lo pensano, eh? Però all'epoca, tipo a Verona, c'era solo una scuola. Ah no, due. Due, e tra l'altro molto vicine. E noi abbiamo aperto la terza molto vicina alle altre due. Of course. Of course. No, l'apertura così vicina alle altre non era voluta. Abbiamo cercato ovunque, però quel posto lì ci era piaciuto così tanto. C'era il parcheggio, le vetrate. Vabbè, lasciamo perdere, però all'inizio Errore madornale le errore vetrate. che ho rifatto, Esatto, ovvio. però era proprio il posto che ci ha preso di più e allora abbiamo scelto lì anche se poi eravamo vicine ad altre scuole. Sì, mi dispiace per loro perché poi siamo arrivate come un uragano e abbiamo... Sì, ma è vero, è stato veramente... No, è andata bene i primi anni, è andata sempre bene. Però diciamo che le spese sono più Delle delle entrate. entrate. Cioè le uscite sono state, Matematica semplice. sì, diciamo le tasse, lo Stato non ci aiuta, noi piccoli imprenditori, quindi... Ha sempre ste frecciatine ad ogni Allo puntata, allo Stato, io ce l'ho a Stato. morte? Sì, a morte. Perché io che voglio lavorare, io non posso, cioè non posso vivere. Credo. Quindi questo sogno, adesso che ti rendi conto che si è frantumato, Lo come il tempo, continuo. lo continui, nel Ma... senso che sei sempre lì che dici, ma dai che divento ricca Esatto, no, in quest'anno. realtà adesso penso, io so fare quello. Quindi, E quindi faccio questo. Cioè, ormai comunque ho 36 anni, dove cazzo va? cosa vado a fare? Un altro lavoro? Cioè, una mia amica, la Silvia, ciao Silvia, l'ha fatto. Adesso fa il lavoro che gli piace e ha iniziato adesso e ne ha 36 quasi. Però non lo so, non saprei. Cioè, a me piace. Faccio questo, appunto. Ho provato con un'altra cosa, appunto, con l'applicazione. Boh, ma quello ancora non sai, perché Esatto, non so se siamo in va o non stand-by. va. Esatto. No, stanno facendo, non No, sono in no, stand-by stand-by. Però. nel senso che ancora non hai iniziato a fatturare No, infatti è sull'applicazione. ancora da finire l'applicazione, però la mia svolta era quella, cioè è quello, capito, che dovrebbe farmi arricchire. No, ragazzi, arricchire no, scherzavo. Però sì, era quella cosa in più che pensavo così. E invece il tuo Il sogno? mio sogno, allora io avevo già un altro lavoro che facevo l'infermiera. Aspetta. Sembra un trattore, ma un È un carrello carrello che passa delle sopra le spese. grate e quindi Esatto, fa sembra un trattore. confusione. Allora, io avevo già un lavoro che guadagnavo bene, con i soldi ero tranquilla. C'è l'infermiera in L'infermiera, ospedale. in ospedale, Stavi da Dio. in psichiatria.
Però era un lavoro fisso, cioè statale, cioè tu sei pazza. Me l'hanno detto tutti. Sarei rimasta là. Per cui il mio sogno era quello di... Aspetta, perché quando de l'ha detta la psicologa, la faccia che mi faccio anch'io, cioè se una persona mi viene e mi dice a me la stessa cosa che io adesso ti Gli fai dico, così. Cagare. No, vai a cagare. non c'è fuori, svegliati! Però eri giovane, no? Quanti anni Sì, avevi? 25, Come me quando ho aperto, 26. era quello di creare un posto fisico, ok, in cui che fosse di femmine, perché volevo che fosse prettamente, già all'inizio volevo che fosse prettamente Beh, comunque femminile. per gli anni che erano eri molto all'avanguardia. Esatto, in cui raccogliere varie professioniste e creare quello che è la cagata, una famiglia, ma proprio la mia idea era quella proprio di ragazze che si vogliono tanto bene, amiche che si vogliono bene e che lavorano in questo spazio. E tipo pensavo io a una fotografa, una che fa teatro, le varie che fanno pole dance con i vari Mi ricordo stili. quando mi dicevi che volevi la tatuatrice La anche. tatuatrice, esatto, La poi la psicologa. psicologa, poi era venuta anche quella. Sto carrello. Adesso vado fuori il fermo. Mi sa che è quello che fa. No, oggi è domenica, non fa le O che stanno rubando qualcosa dalla tua pulizie. macchina? Ma no, perché c'è il supermercato, Hai quindi aperto il supermercato? Ah, sempre, se sempre, vuoi quindi. dopo. Dopo andiamo. E quindi il mio sogno era questo. Sì, che è una cosa bella, cioè un bel sogno, però. Cioè, o hai soldi da buttare, e allora è un sogno realizzabile, che vuol Sì. dire io ho tanti soldi che non so cosa fare di questi soldi, e li butto lì perché so che sono a fondo perduto, perché non ci guadagno niente. E allora è un sogno realizzabile. Se no, nel momento in cui tu apri un qualcosa, a parte il sogno non realizzabile a livello economico, perché non è realizzabile per quello, ma entrano dentro tutte le dinamiche lavorative che, vedi, c'è un altro punto. Che definiscono i rapporti lavorativi, che non possono essere rapporti di amicizia, se non in rarissimi Casi. casi, per cui non è una regola, perché i rari casi esistono, ok? Però di base, se io sono la titolare, perciò se succede qualsiasi cosa, le responsabilità sono mie, anche se tu lavori in questo posto, ma sono io la titolare, tra di noi c'è un rapporto lavorativo che deve essere per forza venire prima di tutti gli altri tipi di rapporti d'amore, d'amicizia, se no il posto non va avanti. Punto. Cioè, se tu vuoi far andare bene il posto, sai che i rapporti lavorativi devono essere messi in primo Lavorativi, piano. punto. Esatto. Cioè, non esiste che per amicizia mi paghi di più di un altro, non esiste che per amicizia non mi fai fare delle cose o mi fai fare delle, capito? Queste cose non esistono, perché se no il lavoro non va avanti, il posto chiude, non si può fare. E questa cosa qui poi io sono rimasta altro trauma tra i mille traumi che ho avuto con questa, ma sì, invece no, perché l'amicizia può quell'altro. Eri Cazzarini! positiva, ma Mamma, quanto ero anche noi comunque quando positiva! abbiamo Adesso vedimi perso. adesso. No, non ti ci Sono vedrai un'altra neanche. Sì, è vero. persona! Però anch'io rispetto a quando ho aperto. Sì. Questo è un altro punto molto importante a cui ci possiamo collegare subito subito sul fatto rapporti amicizie, rapporti lavorativi, collaborazioni. È sempre un mega casino. Per mia esperienza è un mega casino. Non è fattibile per qualche mese.
un annetto e poi Dici? che cosa? Che Che è fattibile solo per così poco? cosa? Il rapporto. Amicizia? No, avevo capito il rapporto lavorativo, No, il che poi rapporto. diventa un'amicizia. No, intendo. Se io voglio essere. Guarda, è tutto verde. Se io voglio avere con te sia un rapporto lavorativo, cioè io sono la titolare e tu la mia dipendente, sia un rapporto di amicizia contemporaneamente, può durare un po', ma poi iniziano a venire fuori i pagamenti, inizia a venire fuori che non ti va bene quell'orario, inizia a venire fuori altre cose, menate, eh? E il rapporto di. Sto carrello! Ma E il veramente. rapporto di amicizia si rovina. E poi di conseguenza anche il rapporto lavorativo. Giusto. Perché viene fuori, ma pensavo tu fossi mia amica. Eh no, sono la tua titolare. Cioè, prima, anche magari, però Sì. io devo far andare avanti la scuola. Poi, ripeto, ci sono le eccezioni. No? Sì, io in realtà ho avuto tante, cioè almeno 10 ragazze avevo che lavoravano con me, e però non ho, cioè almeno poi non so, magari loro la vedono anche in un modo diverso, però non è che avevamo questo rapporto di amicizia, cioè Quindi. magari sì, mi raccontavano cosa succedeva, però non è che uscivamo la sera insieme. Ma questo è normale, deve essere così. Esatto, a Adesso ho parte, imparato che deve essere così. e secondo me deve essere così anche con le allieve, e a parte con una che è la Fede, che è, vabbè, la Emma, ma la Emma è anche un po' di famiglia, quindi quello è un altro caso a parte, tipo con la Fede, cioè lei la sento anche oltre, e usciamo anche insieme ad altre ragazze, insomma insieme spesso. Ma infatti le eccezioni poi sono belle, Esatto, esistono, ma è proprio sono però eccezioni, eccezioni. sì, comunque sì, è un'amicizia, cioè ci divertiamo così, però sì, non è come può essere mia amica la Dalila, che è la mia socia, sì, è un po' diverso, però io sono una che fa anche abbastanza fatica a fare amicizie, quindi forse quello mi aiuta. Anche con le Aspetta. allieve, io faccio molto fatica anche a fare il gruppo, no? Che può aiutare e non aiutare anche in Che alcuni casi. dall'altra parte però voglio che capiscano bene chi ci I ascolta nostri o chi amici. ci vede che non vuol dire che io non provi tanto tanto affetto No, per una infatti. dipendente. No, anzi, Madonna. Anzi, Sì. capito? È diverso ecco, il rapporto di amicizia bisogna essere a pari, un livello a pari, no? Perché sennò non si può essere amici, ecco. Il nostro rapporto nasce e deve continuare su un certo dislivello perché proprio è un rapporto differente, ok? Questo non vuol dire che io, appunto, non provi tantissimo affetto per chi lavora con me. Sì, Certe infatti. volte me le sento tipo come la mia sorellina, capito? Qualcuna la sento come mia sorella, da talmente che le posso voler bene. Sì. Ok? E ci posso anche uscire tranquillamente, fare gli aperitivi, eccetera, eccetera. Però se io, ad esempio, faccio un esempio, ho la giornata che sto male e voglio parlare con qualcuno, chiamo la mia amica che non c'entra niente con il mio Sì, lavoro. infatti. È un rapporto diverso, capito? Quando magari è normale che magari le mie dipendenti si affidino a me nel raccontarmi i loro problemi, io viceversa. Un po' O meno. meno. Sì. Sì. No, no, sì, infatti quello volevo dire anch'io. Cioè che è un'amicizia, però sì, un po' diversa. Sì, è diversa. Sì. Sì. Cioè non ci sta, ma anch'io mi ricordo quando lavoravo come infermiera, la mia caposala, ci stava che io gli raccontavo se stavo male, cosa avevo, ma non è che lei mi veniva a Sì. raccontare i suoi cazzi e se fosse accaduto, se fosse venuta, io sarei tipo rimasta, Così. what? Cos'è? Cioè, no, in questo rapporto non ci sta, anche se potevamo andare a cena insieme, divertirci, stare bene insieme. Sì.
esperienze che poi capisci con il tempo, avendo varie collaboratrici che se ne vanno, vengono, e allora capisci, elabori la cosa e dici quello che mi immaginavo era una cagata, che appunto non vuol dire, perché tante persone invece anche sui social, collegandoci alla puntata Instagram verso verità, delle persone che lavorano insieme, anche titolari, insegnanti, qui è una vera famiglia, mi sento come a casa, mia sorella, mio fratello. Ma no, raga, sono rapporti lavorativi, se si continua così. No, secondo me è bello, cioè io vedo la differenza. Quando avevo la scuola, avevo 10, eravamo in 10 più o meno, e mi piaceva il fatto che tutte andavano d'accordo, sempre nei limiti della collega, ok? Quindi tutte andavano d'accordo, ogni tanto qualche bisticcio c'è stato, però nella media, diciamo in 8 anni che ho tenuto la scuola, è andato bene, veramente facevamo anche gruppo durante le gare, cioè si è creato un bel gruppo. E vedo la differenza perché qualcuna di loro che lavora in altre scuole me lo raccontano, e che invece appunto dove lavorano non c'è questa cosa del gruppo, cioè ogni insegnante arriva, fa la lezione e se ne va a casa e nessuna insegnante conosce Non si l'altra, non cagano. si caga, già tanto che si salutano alcune e c'è il lato positivo, secondo me, così non crei disagi, bisticci, litigi tra gli insegnanti, però se crei comunque un po' di gruppo non è Sì, male, è vero, è perché bello. io, cioè, me lo dicono loro, lavoravano meglio, non tutte, adesso io sto parlando di due persone che mi raccontano, che si sentivano meglio nella mia Certo. scuola perché era più coinvolgente, ma anche solo, non è che ci uscivamo spesso, facevamo le riunioni e che poi andavano, cioè, a ridere come delle pazze, andavamo a mangiare fuori quelle 2 volte all'anno, fine. E poi magari Anch'io. facevamo le gite Hai per gare e capito? quindi andavamo tutti insieme, ma lì sei sempre un ambiente, cioè, ti diverti. Quindi alle ragazze che hanno cambiato scuola, cioè da quando io non ho più la mia scuola, manca questa cosa qui. Non c'è il gruppo, cioè loro vanno al lavoro, però non è come prima e a loro manca questa cosa. Io lo facevo tantissimo, il gruppo, le riunioni, fare qualcosa insieme anni fa, e poi da quando ho avuto quel trauma ho smesso. Sì. E in realtà delle insegnanti c'è qualcuna, una in realtà, che mi dice che gli manca, e le altre, essendo Servante. abbastanza come carattere più Introverse, come posso dire, sì. solitarie, introverse, solitarie, Non non. se la... Esatto. Vabbè, ma anch'io sono abbastanza introversa, faccio anche fatica a fare amicizia, però non mi dispiaceva. Quegli anni, insomma, ho dei piacevoli ricordi. Ma anche a me piaceva sentire Perché questa vedevo che loro cosa. si stavano bene. Sì, e Ma infatti. ti giuro, in 8 anni c'è stato qualche bisticcino, però veramente cavolate. Sì, era bello. Sì, perché poi si confrontavano tanto anche con le allieve, cioè tra di loro parlavano delle allieve. Male parlavano, no, scherzo. Sì, è vero, perché ti sostieni. Esatto, tu cosa fai con questa che ha questo comportamento? Cioè, sì. Sì. Allora, Team building, come si parentesi fanno su le... questo team building. Allora, sono andata a fare negli anni, a parte corsi di formazione specifici della pole dance, a me piace tanto fare sempre almeno uno all'anno di corsi di formazione anche su altre cose. Tipo quello della Tipo tecchio. corso di formazione su come gestire i social, corso di formazione più a livello socio-psicologico dei gruppi, eccetera, eccetera. E sono andata anche qui a Verona, venuta, a fare un corso di formazione sul team building E di chi era? della Ah, Tecchio, ok, l'ha fatto lei. sì? La nostra influencer. Che era praticamente, il titolo era un po' più ampio sull'imprenditoria femminile. Su
sull'imprenditoria femminile. Erano un weekend intero, tanti punti che aveva toccato anche proprio su come gestire il proprio centro, su come gestire i clienti, il primo approccio al cliente, un sacco di cose. E c'era anche la parte con i collaboratori e quindi questa cosa del team building, il fatto di fare riunioni, il fatto Ah, eccetera, eccetera, lei eccetera. promuove questa cosa, ma Esatto, come tutte perché le lei aziende in promuove questo, realtà? lei è molto americana, Sì, che è una cosa molto americana. sì, sì. E io mi ricordo che durante tutto, poi c'era lo spazio per le domande, l'interazione con chi c'era lì che imparava, e io che le ho detto, guarda, io ho vari anni di esperienza su questa cosa del team building, eccetera, eccetera, però alla fine gli ho detto, se qualcuno te la vuole mettere nel culo, te la mette nel Nel culo. culo, anche se tu hai fatto tutto Sì. alla lettera di quello o anche di più di quello che potevi per cercare di creare un ambiente il più possibile Sano. sano per i tuoi collaboratori, cercare di comunicare il più possibile, cercare eccetera eccetera eccetera. E lei mi fa, ma no, ma vediamo, magari hai sbagliato in qualche punto, qua, là. E allora avevamo visto tutta la mia esperienza, lavorato, eccetera, eccetera. Boh, avevamo chiuso così poi il corso, nel senso che io la pensavo in un modo e lei in un altro. Non che io pensi che non va bene fare team building, ma pe penso ancora adesso che va benissimo, però non lo devi fare pensando che così tu dall'altra parte abbia delle persone che ti saranno. Saranno fedeli per No, sempre. fedeli per sempre, a cui ti puoi comunque affidare al No, infatti, 100%, no, no. non ti puoi No, comunque, assolutamente. perché loro hanno la Comunque, loro vita, sono persone diverse da guarda che te. quando io... Aspetta che finisco il Scusami. discorso. Alla fine, 3 anni dopo, perché poi io la sentivo anche su Instagram. Io mi ricordo quando sei venuta qui. Ci conoscevamo già. Sì. Mi scrive, avevi Ah, ragione. sì. Sì. Beh, buongiorno. Perché praticamente poi lei, da quello che ho capito bene o male, ha avuto nell'arco di bre un breve periodo le Mamma mia. inchiappettate tremende da delle sue collaboratrici, ma varie, Sì. più di una che se ne sono andate, lei è rimasta malissimo, cioè proprio è andata tipo in depressione per sta cosa. Ha cambiato il corso comunque. Non fa più quello lì. E mi ha detto, avevi ragione, ma il discorso è non di non fare questa cosa, ma è che uno magari lo fa pensando che così, se anche qualcuno poi alla fine vuole andare via, no, te lo dice in una certa maniera perché si è creato un certo tipo di rapporto di fiducia. No? Tu hai fatto di tutto per creare questo tipo di rapporto di fiducia, per farlo stare bene, l'hai pagato, cioè tutto a posto. Le inculate arrivano lo stesso e ti arrivano da di dietro. No, è vero, anch'io ho avuto, cioè, nonostante tutto, cioè, sono passati comunque 8 anni belli. Poi ho scoperto comunque che le ragazze mi sparlavano dietro, io ero la stronza, cioè c'è stato un episodio, non tutte, qualcuna, però alla fine ho detto ma sì, chi se ne frega, stanno ancora qui, motivo c'è, perché non vai? Ti trovi bene qui con me, vero? Quindi parli, però Poi stai. poi stai, poi io ho chiuso comunque. Sì, a me dà molto fastidio le persone che sparlano, come si dice, sul piatto dove mangiano. Cioè, se tu ci stai mangiando in quel piatto, se non ti va bene, che quindi sparli, vai Eh via. sì. Cioè, non. Sì, anche perché vabbè, parlavano di cose che, cioè, cavolate. Che poi secondo me è sempre quella, poi come la raccontano magari loro è un modo, se poi vengo a sentire anche la tua campana magari è una cosa un po' diversa. Sì, non so, sì. Vabbè, quindi comunque io ho deciso di aprire qui e stare da sola. Cioè, Non avere più a che fare con i team bello il building, team building, cioè mi ma piace per quando, però, altri. no, io sono stata bene in questi anni, ho lavorato bene,
Facciamo io e te Però team basta. building. Sì, va bene, in due va bene. In due, più di due, no. No, è vero, già il terzo inizia poi a essere pesante. Esatto. No, però mi piace lavorare da sola. Cioè, se sto male, sto male io, non devo sostituire nessuno, non devo organizzare cose, cioè, mi toglie tanti pensieri. Avrò meno soldi, ma... No, io alla fine ho tante collaboratrici, ma non ho più soldi di te, quindi non Ma funziona. tu paghi un botto di affitto. Come? Allora, andiamo avanti. Abbiamo ancora questo punto da affrontare. Prossima domanda. Cosa cambieresti, sempre sul fatto dei nostri vissuti di questi anni? Cosa cambieresti di questa comunità della pole dance? A livello In generale, internazionale, internazionale. cosa cambierei? Dovevi farmela prima questa domanda, così mi Perché? preparavo. Ah, Mi non preparavo. l'avevi letta? Vuoi che Sì, dico ma non io ci ho prima? fatto. Dai, Dico vai io tu, prima. sì. Allora, prendo un po' la copia un po' da te. Certo. No, però io in modo diverso. Sulla competitività che c'è all'interno, c'è tantissima competizione, lasciamo stare le gare, non competizione di gara, dico, ma in questo mondo c'è tantissima competitività. E tu dici, vabbè, in tutti i campi c'è tanta competizione, Sì, ma in sicuramente quel... sarà così. Sì, poi è estremamente... un numero grandissimo di femmine con un carattere da prima donna, da regina, che si mettono in competizione, c'è cioè proprio tantissimo, ma io volevo su questo della competizione riferirmi anche alla competizione che io vedo in questa comunità, tanto con se stesse, che non mi piace, nel senso la pole dance è oggettivamente una disciplina molto difficile, punto. Si hanno più fallimenti che, come si dice, che obiettivi Raggiunti. raggiunti, punto. Se hai un carattere che questa cosa, con cui questa cosa non ci può andare, non è lo sport che fa per te. È l'unico motivo per cui, secondo me, con ragione, puoi lasciare la pole dance. Cioè, non riesci a elaborare il fatto che ci sono troppe cose difficili da fare, ok? E quindi ti devi impegnare tanto, faticare tanto, bla 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 bla. E c'è tantissima, io vedo in tutti, ma io non riesco, cioè se succede qualcosa, non lo so, tutti pensano che con se stesse, dico, il miglioramento deve essere sempre così in salita, capito? E invece è così, tipo, non lo so, Fa ma mille giri, poi esatto, ritorna. dipende dai giorni, dipende dal periodo, può essere che Ma anche io le in un allieve anno, lo sì, anche capiscono. le Sì. alieve, io intendo tutte quelle che fanno pole dance, escluse poche persone, tipo, non lo so, c'è un anno che magari imparo tanto, vado su tanto, l'anno dopo non imparo niente, è normale, basta. È normale, ci sono dei mesi, un anno che magari torno indietro perché è successo qualcosa nella mia vita che mi ha fatto tornare indietro, una malattia, non sono stata bene, o anche semplicemente ho avuto casini al lavoro, mi sono allenata di meno, La cioè no, gravidanza. una gravidanza, ma mille cose ti possono Sì. succedere, quindi ritorni indietro, dramma, perché se ero una volta riuscivo a Ma fare, anche io ci sono lo so, passata. eh sì, Tanto. tutte. Solo adesso sto un Ma po' questa è meglio. competizione con se stesse, che tu devi sempre essere Essere. migliore di quella che eri ieri, sempre, sempre. Non esiste che non migliori o che addirittura peggiori. Ma manco che io dico, è ragionevole se lo fai per lavoro a livello di gare. Tu come lavoro gareggi, no? E quindi la tua vita Ovvio la che devi. dedichi. Devi essere sempre performante, devi migliorare l'alimentazione, hai un coach che ti segue su quello, un coach che ti segue su quell'altro, devi sempre migliorare, giusto? Perché la tua vita l'hai
tutto quello che riguarda la tua vita è centrata su quello, quel punto lì. Ma per il resto, no. Cioè, questa visione è sbagliatissima, fa malissimo e dentro la pole dance, cioè io la vedo veramente diffusa proprio a macchia d'olio. Io ce l'ho tanto anche tra le Sì, allieve. Madonna. Infatti cerco di spiegarglielo ogni volta. Non guardate le altre perché non sapete che percorso hanno fatto. Magari da giovani erano ex Ma ginnaste. Cioè, cosa ne certo. sai tu che non la conosci, l'hai vista la prima volta adesso? Ma certo. Tu guardi il tuo. Ma poi ci Ma non lo sono età capisco. diverse, fisici Sì, tra diversi, l'altro. cioè, ma... E invece no, è Tanto. proprio... E E adesso? stanno male! E Sì. io mi innervosisco Ma sai perché stanno male quante per ragazze queste non cose. vengono più? Me Sì! l'hanno detto. Allora lì mi sento io un po' che non sono riuscita a Anch'io. fare. Mi sento un po' Anch'io. triste. Anch'io. Mi do la Perché, colpa, sì, ecco. io mi do la colpa e poi però io ho aperto gli occhi su questa cosa perché la vedo diffusa anche in persone che non sono mie allieve e che sono uguali, ok? E che penso sia una cosa, mi sono detta, perché ci metto veramente tante energie per spiegare alle allieve questa Anch'io. cosa che non va bene. Proprio anche non va bene neanche a livello se vuoi migliorare, è proprio questo devi Eh cambiare, sì. perché, no? Ma penso che Ma a sia volte una sembra. cosa, esatto, che su cui, senza offendere nessuno, appunto, non, assolutamente non è un'offesa, ma... dovrebbero lavorare con la Ah sì, psicoterapeuta. infatti non glielo dico, però lo penso. Però Ma secondo me, è una cosa se di fanno così nella personalità, pole, o fanno anche comunque nella vita. nella vita. Per quello? Però vivono male la vita, non solo la por. Per quello che io dico Sì. è un qualcosa con cui dovresti lavorare con la psicoterapeuta, perché dipende da cose, secondo me, molto profonde della personalità e Esatto. che io e te non possiamo arrivarci. Sì. Hai Ho fatto capito? lo stesso discorso a una mia amica, mi ha mandato una sua amica a fare pole. Lei ha fatto 5 lezioni, poi non è più venuta perché gli ha detto che non si sentiva all'altezza. In realtà era brava. Era forte, cioè mi ha fatto tipo la salita, ci ha messo pochissimo a fare, era veramente forte. Però era in un corso con altre ragazze che hanno cominciato Prima. 3 mesi prima, ma non tanto prima, 3 mesi prima, quindi a lei gli ho fatto fare bene le basi, poi l'avrei comunque messa a pari, Certo. anche perché era E lei si forte. sentiva diversa. Esatto. E questa mia amica mi fa, adesso te la rimando a settembre, l'ho convinta e gli ho detto... È inutile che la mandi qua perché si fa altre 5 lezioni e poi non viene. Gli ho detto, lei dovrebbe fare un percorso un po' più personale, cioè se vuole migliorare, cioè se vuole, perché se torna sarà come prima. Uguale. Gli ho detto, mandala dalla psicologa. Invece mandarla da me, Ma mandarla da... Sì, lo è so. vero, anche perché poi cioè, queste persone cioè, stanno male, per Sì. cui sì. Sì, non so se è una questione che magari più le donne soffrono di competizione. Sì, Secondo me i maschi non non gliene mi frega frega un niente. cazzo. Sì, se non quelli competitivi perché vogliono fare le gare, Esatto, ma quello vabbè, ma è quello è tutto un un'altra altro discorso. competizione, un altro tipo di competizione. Quindi, a te la domanda, che cosa cambieresti di questo mondo? Tu Cosa ti ho l'altra detto volta l'altra volta? sulla competizione, tra chi lavora nel mondo della pole dance. Che adesso io le rispondo al suo posto, avevi fatto il discorso sul fatto, adesso tagliamo e infiliamo quel pezzo che abbiamo tagliato l'altra volta. No, che ti ho detto che sono tanto incentrata su se stesse. Esatto, che non vedono poi Il cosa resto. sta Però a me succedendo. non, cioè io non cambierei questa cosa perché va a mio favore o a favore di altre persone che invece magari la vedono in un altro modo e possono fare del business in questo senso. Non posso dirlo però qui sui social perché mi Ok, copiano l'idea poi. No, c'hai ragione, basta. Quindi non cambieresti niente. allora quella cosa, se non stessi facendo questa app qua, la cambierei. Però visto che ci sto lavorando... E no. Ok.
Cioè, per me, guardate pure nel vostro giardino, State lì, che ci penso io nel a vostro orticello. guardare gli altri. Sì. E altre cose che cambierei, boh, devo pensarci, magari vi rispondo nel prossimo podcast. Ok, ultima domanda, che era quella che avevi fatto. C'è tempo? Ma sì, Ultima. abbiamo mezz'ora ancora. No, dai, abbiamo un quarto d'ora. Però Ma possiamo ti fare sei anche. chiesta cosa farai in futuro? Ah, quella domanda. Sì, non lo so come farò. Tu sì. Cioè, io non so come farò fra un po' di anni. Cioè, Ansia. è vero. Io non avrò mai una pensione, quindi a 70 anni, 60, beh, a 60 forse ancora riuscirò ad insegnare. E poi? Cioè, Forse tu hai lavorato un po' di più anche. Io non avrò una no, pensione. no, 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 zero, proprio Ah, assoluto. e tra l'altro non riesco nemmeno a mettermi via i soldi. Quello è grave. Capito? Io non ce la faccio perché appunto pago le tasse, pago l'INPS. Cioè quelli sono Maledetta. i soldi che mi metto via, li devo dare all'INPS, quindi io non avrò. È quello mi fa venire tanta ansia. Ma quindi cioè, le opzioni sono. Boh, ma tu ti puoi far mantenere dal tuo Ah sì, compagno? perché prendo un sacco di soldi, mio compagno. No, no. Poverino, lavoro normale, lui non è che Boh, però prende. ci avrà una pensione. Ti puoi Sì, far ho mantenere capito. da tuo figlio? Spero che mio figlio faccia tanti soldi. Ma Però perché? prometti adesso qui. Davanti a tutti, che se tuo figlio farà tanti I soldi? soldi, manterrà anche me. No, no. Non mi manterrà neanche a me, figurati. Niente, raga, c'è cioè, Cosa sotto il ponte facciamo? di Via Mercato Vecchio, no, Via Mercato Sotto il Vecchio non ha ponte un di ponte. Verona. Sotto il ponte, a Udine dove c'è un ponte? Sotto il Qua ne ponte abbiamo un della sacco, se Ledra, vuoi. mi troverete lì fra un po' di anni Con un perché. palo, ovviamente. Con un palo, se vorrete fare lezione, 5 euro, 5 Allora, ci sta secondo me la gestione di una scuola. Cioè, se io a 70 anni o 60 voglio gestire Ma abbiamo già capito a che non è 70 quello che anni, voglio no, fare. ma a 70 anni avrai capito che gestire una scuola non ti, no, grazie alle leggi No, che ci sono, non puoi no, guadagnare no, però niente. magari quei 1.000 euro al mese Ma ci vivi. neanche con la riforma che c'è stata adesso? Quello, Ma sì, ma sai che io no, adesso sono un po' fuori da non quel mondo, puoi. quindi non. Te lo dico io, se gestisci una scuola hai solo spese, non guadagni un È per cazzo. quello che dico, vedi, se vendevo scarpe invece di corsi, le scarpe se le mettono tutti per sempre. Sai cos'è? Diventiamo broadcasters. Io punto ancora sul mio canale YouTube, che però non posso. Mi ci A vedi a 70 anni? 70 anni? Certo, ma ci saranno youtuber settantenni, adesso ci Ma quanto sono. andrà avanti Ma YouTube? scusa una Che tra cosa, l'altro è una delle piattaforme più vecchie. gli youtuber cosa faranno a 70 anni? È la stessa cosa. Gli YouTuber si sono messi via così tanti soldi che a 25 anni possono smettere di lavorare. Beh, Favij può già smettere di lavorare, Potrebbero secondo dare un po' anche a me. noi. No, ma potrebbero, ma mandate virale un video, non dico tanto, uno del mio canale YouTube. YouTube? Google, per favore. No, però, cioè, noi, questo può essere un nostro spiraglio piccolo di luce in fondo Certo, al tunnel nero. io tutto quello che faccio lo faccio perché lo vedo come uno spiraglio. Ok. Cioè, anche l'applicazione l'ho fatta per magari avere un futuro o magari almeno 10 anni, capito? Anche YouTube. Ero partita bene nel 2018, 19 anzi. 2018 forse. L'hai aperto L'ho così. aperto nel 2018, poi cioè, ho Bene. iniziato a pubblicare nel 2019, inizio 2019. Però i video che mettevo comunque erano video da meno di un minuto. Ma con YouTube secondo me ci vuole video lunghi. Video lunghi e poi magari anche dove parli. Io Sì. all'epoca mi vergognavo più di adesso e quindi, ma mi vergognavo anche solo a mettere i video. Quindi io ho aperto nel 2018, tipo a settembre. Mi vergognavo così tanto che ho iniziato a caricare i video a gennaio. Ho detto ok, dai, ne carico uno, ci provo. Nessuno me l'ha cagato comunque.
Bene, ritorniamo su questa cosa in cui, allora, questa promessa però la devi fare davanti a tutti. di Enea. No, quello mi hai già Oh, detto di no. poverino. Boh, se era Beh, ricco, se è 100 ricco, euro me sì, li potrebbe mamma mia, dare alla sì. migliore amica di sua Sì. mamma. Anche 200. Grazie. Allora, una casa al mare. Prometto, cioè è quello che dovrei dire tu. Ok, prometto. Prometto che da domani mi impegno nella pratica a pubblicizzare questo podcast. Podcast. Prometto che da domani mi impegno nella pratica. Sì, perché tu dici mi impegno, metti lì tutte le cose e poi non le pubblichi. Nella pratica vuol dire che poi No, pubblichi veramente. pubblicizzerò questo podcast, giuro, anche se mi vergogno un sacco a parlare sui social. Non ce ne frega un Non cazzo. ce ne giuro. Sì, boh, ti credo, va bene. No, perché boh, a volte mi rendo Non un po'. importa, tanto sono Va stories. bene, ma sì, va L'indomani bene, già non dai. ce n'è più, non ci Sì, sono infatti, più. ma poi chi se ne frega? Devo Non ci sono pensare più. che non me ne frega di quello che pensa la gente. Quello è È dura, dura. è dura, dura, è Anche dura. per Madonna! te. Che ne so, tu ti racconti tutte. Cioè, io l'altra mattina ho aperto Instagram, ho messo le storie della Chiara e mi truccavo. Cioè, come fossero un podcast. C'erano tipo 20 storie, poi ogni tanto sentiva che diceva il mio nome, dicevo, ma mi hai fatto anche una domanda. Non mi ricordo cosa hai detto, mi hai detto qualcosa e io ti ho risposto, però ero in bagno, quindi che mi truccavo, che ridere. Sì. Avevo nominato sul Sul fatto, podcast, sul non mi ricordo podcast, sì. qualcosa avevi Poi dicevo detto, ma era che proprio ci una domanda arrestavano. diretta e io ti ho risposto, ovviamente finché mi truccavo, sì, Chiara, sì, tipo. Sì, ti avevo detto vero Ludovica, una roba così, tipo, ti avevo fatto. Va bene. Ma io, cioè, ci soffro. Non è che dico, oddio, non vedo l'ora, adesso mi faccio le stories. Mi metto lì e dico, ok, ma anche nell'agenda io mi scrivo. Fai la storia. Sì. Ma Ma. in particolare tipo mi dico, perché se tu vedi sull'altro profilo atypical dei corsi di formazione ci sono meno, tipo una volta ogni 15 giorni, ma me lo sono imposta, che una volta ogni 15 giorni c'ho il giorno in cui io Devo fare delle scrivo storie anche per stories su quello. Me lo atypical, scrivo allora anch'io. stories su atypical. L'ho fatto una volta ogni 15 giorni con l'obiettivo che sia poi una volta ogni settimana, eccetera, eccetera, perché mi è molto difficile su Atypical. Mi pare di parlare con nessuno, perché non conosco quasi nessuna su Atypical, per cui mi è ancora più difficile essere quasi naturale, cioè proprio mi è difficilissimo. Però me lo sono imposta, poi arrivo e dico, oddio, ma che Cazzo cazzo devo dico? dire? Boh, qualsiasi cosa, ripeto, come per l'ennesima volta, tanto c'è sempre qualcuno che non ha ascoltato che ci sono questi corsi. Secondo me è Ma morto. me lo sono scritta, capito? E mi scrivo, tipo, se devo fare le stories che c'è un workshop tra 3 mesi, Inizi, ti ogni programmi. lunedì, quindi ogni settimana, il lunedì, le stories sul Fai workshop. bene, dai, me lo È programmerò così che deve anch'io. essere, capito? Perché se no dici sì, le faccio, sì, le faccio, sì, È come domani, sì, non mi va, l'allenamento o la sì, dieta. non ho niente da dire. Invece ce l'hai lì scritto, no stories, vabbè, stories sul, poi puoi fare i sottogruppi. Allora, stories sul podcast, cioè quello che è successo, quello che abbiamo fatto io, Chiara, può essere un sottogruppo il lunedì, il martedì. Condivisione, voi cosa ne pensate? Fai la cosa delle domande, sondaggi. Il martedì, futuri, cioè, capito? Sì. Anche lì puoi fare, però te lo devi scrivere se non ti viene naturale e lo devi fare. Poi sbagli, dici cazzate, non importa, ma lo devi fare lo stesso. Perché su quelle 200, 300, 500 persone che ti guardano, anche se è solo una che Una. poi schiaccia il link, va Sì, bene. sì. Poi se sono tutte come la mia amica che non guarda le stories, Madonna Chi è la mia. tua amica? Quella che ti ha mandato gli audio quella domenica, che Ah, che ti ha lei detto che non si non capisce. si Non si capisce con capisce. podcast. Ma c'è Ok. scritto! E vabbè, ma io vedo l'immagine e mica leggo. Come Ho capito, ma come la leggi? C'è amoroso. il link, ma mica non mi viene da schiacciare. Ma no!
No, ma secondo me dai, qualcuno. Io ho visto, avevo visto le storie, il click sul link non erano pochi, eh. infatti, Cioè, oh, dai. aspetta, tipo su 600 persone che mi hanno visto da storia erano 20 link sul. Ecco, però Però, è sì, buono. infatti. La cosa è che lo devi ripubblicare più Sì. e più volte nel tempo. Anche questo è difficile perché dal tuo punto di vista, che sei lì che ripeti la stessa cosa, ti sembra di tartassare le persone e di ripetere sempre le stesse cose e di sembrare Boh, noiosa. al massimo uno non mi guarda, mi No, ma toglie, non invece so. no, Perché perché se lo tante. dimentico. Sì, ma anche tante persone scorrono e non sentono la storia perché stanno facendo un'altra cosa e Sì, ma è quindi vero. l'hanno vista, però non ti hanno ascoltata, però stavolta ti ascoltano. Cioè, sempre così. Poi ci sarà quella che ti ascolta sempre e a quella chiediamo scusa che si sente ripetere sempre le stesse cose, però a tutti gli altri va bene. Hai promesso? Prometto di pubblicizzare questo podcast con storie su Instagram. Ogni settimana? E Settimana. Stavo pensando al giorno. beh, ogni I martedì settimana no, perché sì. lavoro tutto il lunedì, dai, lunedì. Un lunedì, un mercoledì. Quindi lunedì e domani? Se riesco, sì. No, è da. Ah! Se Che riesco, ho una giornata poi impegnativa inizio. domani. C'ho quel. Non Va importa. bene, dai, domani. Sai, Un buco lo conosci trovo. Fishbowl? No. Allora, è una cantante che però fa anche contenuti, quelli un po' Ah, ma così. quella Fishbowl, quella italiana? Sì? Sì, è incinta. No, ha già avuto il Ah, bambino. ok, ce l'ha avuto però. Che Sì? E adesso praticamente raccontava su bella TikTok, che te lo siccome auguro. fa la mamma, lei si prende un giorno a settimana in cui dà il bimbo alla sua mamma, alla nonna o alla Per babysitter. fare i contenuti. E si registra, si porta nella location dove fa, si porta la valigia con tutti i cambi, tutti i trucchi, eccetera, e lei registra tutti i contenuti di stories, video, foto, perché lei fa anche foto osee, per tutte le piattaforme in quella giornata, facendo i cambi vestiti, eccetera, eccetera, e poi durante la settimana pian Ripubblica. pian li pubblica. Sì, fa il video editing e poi li pubblica. Ma la stessa cosa la puoi fare con le stories, tante non è che sono lì in diretta, le registri e Sì, sì, poi sì. quando hai Sì, tempo tu registri tutto, ovvio. qualsiasi cosa, e poi te lo tieni lì e piano piano lo butti fuori. Se no, Nada. non ci avrai mai No. tempo o non Sì, ci avrai allora. mai voglia o sarà sempre no, oggi c'ho le occhiaie, no, oggi c'ho i capelli sporchi. Io faccio anche con i capelli sporchi, cioè no, perché se no è l'ennesima scusa per non fare le storie. Sì, probabilmente anche per quello che il mio canale YouTube non ha avuto molto Per successo. quello ti sgrido, capito? Poi Perché io do quando la c'è la colpa. potenzialità, ma Sì. Io manca, io ti sgrido. do la colpa che adesso le pole dancer, cioè chi fa pole non guarda più YouTube per cercare ispirazione di video, cose così, ma guardano magari Instagram e TikTok. Però qualche boomer c'è che guarda YouTube. Ma guarda che con Dovrei pubblicizzarlo un po' di più. Io lo guardo, cioè io vado a vedermi i miei video di 5 anni fa per... Cosa faccio stasera? Aspetta che avevo fatto un video, vediamo. Cioè me li secondo guardo da me YouTube sola. non è mai negli anni è sempre stata quella piattaforma che comunque c'è sempre. Sì, però Cioè, e fai conto che è una delle più vecchie, cioè dal esatto. 2005, Non 6. passerà mai di moda, ci sarà sempre un punto di riferimento e qualche anno un po' di più, qualche anno un po' di meno, ma Sì. adesso Per secondo me si sta i rimpennando, brava, podcast. e anche per le dirette su Twitch che poi le Mettono rimettono su su YouTube. YouTube e io le vado tutte, io non vado a Anch'io? vederle su Twitch, le No. dirette le vedo No, tutte su perché io lavoro YouTube, in genere quando ci sono le dirette che mi io le interessano, vedo quindi tutte le vedo registrate dopo. su YouTube. Perché per vederle su Twitch dopo dovrei farmi l'abbonamento. Ma E allora infatti le vedo il è giorno dopo super YouTube. su YouTube, sì. Però secondo me la poll un po' meno, dai, perché io una volta andavo a vedermi tanti video anche delle gare, Sì, ho capito quello. e Sì, sì, sì. Vision in Sì, Butterfly, beh, ma le potevi vedere solo lì. solo lì. Invece adesso, tra l'altro anche su Instagram adesso mettono proprio i video di gara, quindi se voglio vado lì a vedermelo, io in primis, quindi anche
altro. Comunque iscrivetevi al mio canale di YouTube, grazie. No, ah, tra l'altro ho visto che, come molti, ho le visualizzazioni da parte, cioè più Estere. no, sì, estere, ma anche italiane, però da chi non è iscritto al mio canale. Iscrivetevi. Iscrivetevi, cioè. Ma sai perché io Mamma, ma una volta non tantissime. mi iscrivevo ai canali perché entravo Con su da YouTube senza Instagram. l'account. Ah, lo so. E per cui quando schiacci ti dice fai login Login e e io mi non mi stufo. ricordavo la password, non mi Ah, lo c'avevo cazzi e so. non lo È facevo. uguale Anche io. Per cui le capisco. io. Ma Anche io vi invece capisco. no. No, dai, cercate, fate il login e, oppure uscite da Instagram, entrate proprio su YouTube, così lì ce l'avete il Dal vostro login. E account mi cercate il e mi canale, scrivete esatto. e mettete Così like. poi state aggiornate anche con il nostro podcast. A meno che non volete andarvelo a ascoltare su Spotify. Ecco, basta. Ciao, alla prossima. Grazie per averci ascoltato anche oggi.